65, un piccolo video per la partita di ieri sera che si è giocata all'Allianz Stadium tra la Juventus e la Spal. Un turno di Coppa Italia facilitato dal fatto che la Spal aveva a sorpresa eliminato il Sassuolo, una squadra che in campionato ci aveva messo molto in difficoltà, quindi la Juventus si è trovata al cospetto di una Spal, ha potuto gestirsi la partita come meglio credeva, far giocare un sacco di giovani provenienti dall'Under 23, un sacco di seconde linee. Diciamo che è stato un turno vissuto di Coppa Italia, vissuto quasi come un allenamento. Nel primo tempo una cosa vergognosa è stata l'arbitro, che su una percussione bellissima di Rabiot, come gliene vorrei fare vedere fare 100, una percussione bellissima di Rabiot, aveva ammonito il giocatore della Juventus che era stato falciato netto dal giocatore della Spal, che aveva quasi ammesso di aver preso nettamente la gamba e non aver neanche, non essersi neanche avvicinato al pallone. L'arbitro poi, sulla veemenza delle proteste, dal fatto che addirittura Agnelli in tribuna gridasse, perché quest'anno è diventata una barzelletta per la Juventus giocare, si gioca contro gli arbitri, è andato a vedere il VAR e ha verificato che il rigore era solare. Spero che l'ammonizione che ha dato a Rabiot gliel'abbia anche tolta, perché già Rabiot ha scontato 2 giornate di squalifica, ricordiamo per la farsa col Napoli, quando la partita fu sancito che dovesse essere ripetuta, la Juventus non fu nemmeno avvertita se poteva schierare o meno il giocatore, quindi non lo schierò nella partita prima e non lo schierò neanche nella partita dopo. Quindi di fatto Rabiot ha scontato una giornata in più di quelle che doveva scontare, ma la FIGC se le dorme alla, dorme alla grande, dorme della grossa, del resto come la maggior parte del popolo italiano. Quindi calcio di rigore per la Juventus e gol su rigore di Morata, uno dei titolari a cui stanno facendo riprendere minuti dopo un leggero infortunio. Sempre nel primo tempo, dopo un'ottima azione di Kulusevski, schierato titolare perché squalificato per la partita di domenica, ovviamente la Juventus viene bombardata sempre di cartellini gialli in tutte le partite. È una cosa immancabile, ricordiamo la rissa, tutti la rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, con Lukaku che viene trattenuto a fine primo tempo, un Lukaku che viene lasciato in campo, erano 2 giocatori da espellere. Ricordiamo che Morata, Benevento, non si sa perché cosa sia stato espulso e gli avevano dato addirittura 2 giornate, quindi figli e figliastri. Quindi dopo un'azione di, come dicevo, di Kulusevski, grandissima botta del giovane Frabotta che tira una sassata e raddoppia e segna il primo gol con la maglia della Juventus, per un giocatore proveniente dall'Under 23 una grandissima soddisfazione. Poi la partita sostanzialmente finisce, c'è cioè una giravolta di azioni, di cambi. Ricordiamo che la Juventus giocava con addirittura titolare Fagioli. Entra Raphinha, insomma c'era Dragusin, c'era Demiral che gioca molto poco, si sono voluti dare minuti a De Ligt, in porta c'era Buffon, una partita che sostanzialmente ha poco da raccontare, tranne che nel finale entra un vogliosissimo Chiesa, per cui le amichevoli non esistono, e nel finale, quindi nei minuti finali della partita, c'è il 3-0 di Kulusevski, che così ha la sua soddisfazione di aver fatto il gol. È un 4-0 rabbioso di Chiesa che entra in porta col pallone. Cosa abbiamo vinto con questo quarto di finale di Coppa Italia? Abbiamo vinto un viaggio alla corte di Parrucchinopoli, al secolo Antonio Conte, l'uomo che piange più dei salici piangenti. Due partite che saranno veramente velenose già in partenza, me le immagino, saranno avvelenate. Da poco ci hanno battuto in campionato, la Juventus a San Siro non è praticamente scesa in campo, era già dimezzata dagli infortuni, comunque una partita che l'Inter ha meritato di vincere.
Quindi abbiamo vinto altre due partite con Parrucchino Joe. Ricordiamo che Lukaku avrebbe dovuto essere espulso, probabilmente un'espulsione del genere avrebbe meritato 2 giornate, non avrebbe giocato con la Juventus, ma ovviamente a parte inversa sarebbe stato espulso, avesse avuto la maglia della Juventus. Avendo la maglia dell'Inter e siccome la FIGC vuole interrompere il dominio bianconero, si passa sopra qualsiasi cosa. E quindi viaggio a Parruccopoli, nel regno di Involtini Primavera, in questo momento un po' in difficoltà, stanno cercando partnership, chissà che cosa si inventeranno. E quindi a febbraio ci godremo un Inter-Juve e un Juventus-Inter. Per quanto riguarda l'analisi della partita c'è poco da raccontare. E per quanto riguarda i voti ai giocatori, onestamente non mi sento di fare graduatoria a una partita giocata alla mercé di un allenamento. Un saluto a tutti da Luke65. Ah, c'è da ricordare un'altra cosa. Nelle altre 3 partite di Coppa Italia, un Atalanta-Lazio bellissima che nel primo tempo è finita 2-2, nel secondo tempo all'Atalanta viene lasciata in 10 uomini, ma l'Atalanta riesce un minuto dopo ad andare in vantaggio per 3-2 a sorpresa, dove si pensava che forse venisse fuori la forza della Lazio. Addirittura ha un calcio di rigore fallito con Zapata che avrebbe potuto chiudere direttamente la partita, e quindi nel finale deve difendersi dagli assalti della Lazio, ma porta a casa la qualificazione che la vedrà incontrare nell'altra metà del tabellone la vincente tra Napoli e Spal. Probabilmente assisteremo ad un Napoli-Atalanta molto bello, mentre da questa parte ci sarà Juventus contro prescritti. Un saluto a tutti da Lux65.